Con lo scopo di elevare i costi e pagare così meno tasse, alcune società hanno deciso di annotare in contabilità fatture per operazioni inesistenti, emesse poi da altre due società con sede a Roma, per un ammontare complessivo di oltre 4 milioni e 500 mila euro nell'arco di tre anni. Le fiamme gialle di Urbino, grazie a indagini finanziarie e a numerosi controlli incrociati, hanno scoperto la frode e segnalato quattro persone all'autorità giudiziaria. Una truffa questa che sarebbe stata messa in da tre aziende di Aqualagna che commercializzano tartufi sia all'ingrosso che al dettaglio. La Procura di Urbino ha quindi emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per equivalente per oltre 800.000 euro in esecuzione del provvedimento giudiziario. Inoltre sono stati posti sotto sequestro circa 650.000 euro di disponibilità finanziarie, conti correnti, depositi, dossier titoli e buoni postali. Inoltre nove immobili di cui tre abitazioni, cinque magazzini per uso commerciale, un garage nei comuni di Acqualagna, Apecchio e Fano, un veicolo commerciale e il 70% di quote societarie. Tutti beni nella disponibilità degli indagati in qualità di amministratori o rappresentanti legali delle ditte.